Benvenuti ragazzi a un nuovo video, una nuova puntata della serie vlog sulla costruzione di un edificio unifamiliare a due piani. Oggi le immagini che vedrete sono legate all'armatura delle travi di piano e alla posa dei solai del primo impalcato, quindi del primo piano, e poi successivamente al getto degli stessi. E mentre scorrono le immagini, considerazioni principali e cose da tenere in conto quando andate a verificare, progettare questa tipologia di elementi. Allora, ovviamente se avete progettato, adesso parlo per chi lavora in Italia, in generale nel mondo il concetto è simile, però ovviamente variano le normative. Se avete progettato con una gerarchia delle resistenze, voi sapete che avete determinate armature progettate per rispettare questa gerarchia e determinati dettagli, soprattutto nei nodi, cioè il punto dove la trave e il pilastro si collegano, avete una zona che viene definita zona critica, dove le armature a taglio vengono raffittite, per appunto che il nodo sia l'ultimo elemento a rompersi nella gerarchia delle resistenze, perché se si rompe il nodo ovviamente si forma una cerniera plastica e la mia struttura rischia che mi collassa, quindi devo evitare assolutamente che si rompa il nodo. Quelli che sono i miei consigli quando andate a verificare le travi di piano sono ovviamente la prima cosa, è molto importante perché sui pilastri è meno facile sbagliare, ma sulle travi mi è capitato spesso di dover far rifare o sistemare delle armature perché non sono facilissime da leggere, anche per chi magari fa carpenteria da tanti anni gli può sfuggire qualcosa. Quindi la prima cosa è andare lì mentre le fanno con le piante delle varie travature, travatura 1, 2, 3, 10.000, e verificare che le armature vengano posate correttamente, quindi tre ferri sopra, due sotto, fi 16, fi 18, fi 20, quello che è. E se c'è un ferro in più, pazienza, però se c'è un ferro in meno, fatelo aggiungere. A volte si creano delle situazioni un po' complicate dove magari hanno già inserito tutti i ferri e si fa fatica a inserire. Valutate bene, solo ed esclusivamente se è qualcosa per cui magari siete stati super mega cautelativi, quindi vi potete permettere di fare una variazione in cantiere, fatelo, altrimenti è tassativo, anche a costo di dover togliere qualcosa e farla rimettere, utilizzare i ferri che sono stati messi a progetto. Mi raccomando, questo è molto importante, e non fatevi mai mettere tra virgolette i piedi in testa su questo aspetto. Poi, quindi, verificare le armature. Il discorso che vi ho detto nello scorso video relativo ai copriferri vale anche per le travi, anche se un po' meno sulle travi, insomma solitamente diciamo avviene meno. Una volta che avete considerato 2-2,5 di copriferro siete abbastanza tranquilli solitamente. Ovviamente dovete verificare anche le staffature, la distanza più o meno, anche dovete andare a misurarle tutte, però più o meno che torni la distanza da progetto, ma le staffature, cosa molto importante, vanno verificate nei nodi. Perché cosa succede? Spesso nei nodi, per la questione della gerarchia, c'è la necessità di utilizzare delle staffe magari del 10 e non dell'8, e magari su tre pilastri sono del 10, su tutti gli altri sono dell'8, quindi dovete andare a vedere effettivamente quella pilastrata se sono state messe le staffature corrette. E poi qui c'è il problema dei problemi, per cui tutti a volte mi chiedono: ma tu come fai con la questione delle staffe al nodo? Ma te le mettono veramente a 5 cm, a 7 cm, 8? Ragazzi, questo è un aspetto un po' delicato, però anche qui ovviamente vige il buon senso, nel senso che se io ho delle staffe del 10 o dell'8 a 5 cm e me le mettono a 6, 6,5, 7, ma comunque ci sono tutte o ce n'è anche una in più e vedo che la situazione insomma è come da progetto, come da tavole, ma ci balla un centimetro o due, non è un problema, perché poi il calcolo è una cosa, diciamo, e il cantiere è un'altra. Però se tu hai staffe a 5 cm e c'hai in totale ti vengono 8 staffe e poi dopo vai in cantiere e ne trovi 3 a 15 cm una dall'altra, ecco, questo non va bene. E ho fatto rifare delle armature perché appunto il numero delle staffe deve combaciare. Poi dopo che mentre le distribuiscano scappi che una stia 8 e l'altra stia 6 e l'altra stia 5, quello diciamo è accettabile. Però la cosa importante è che il numero delle staffe del nodo e il diametro delle staffe del nodo tornino, e poi fate verificare anche la distanza, che a volte viene fatta alla fine, cioè una volta che sono passate tutte le armature si distribuiscono e si legano. Quindi questo è un aspetto molto delicato ma anche molto importante. Poi se avete domande me le potete fare nei commenti e vedo di rispondere. Quindi questione armature, questione staffe, questione legature. Ovviamente adesso anche nel video precedente non l'ho citato perché a volte i pilastri vengono magari già saldati con sia diciamo le staffe che le legature,
le travi solitamente vengono fatte in opera, o se vengono fatte in opera e controllate che vengano legate, ma non vengano legate bene, perché sicuramente, insomma, a meno che uno non sappia fare il suo lavoro, vengono legate, ma che vengano legate, nel senso che devono essere legate le staffe in più punti possibile. E a volte spesso capita, e mi è capitato di vederlo, che legano le staffe in due punti e poi vanno alla prossima. Questo non deve capitare, perché se tu mi leghi le staffe in due punti, quando io vado a gettare, le staffe sotto fanno così, non rispettano le distanze e non sono legate, e questo crea dei problemi poi nella resistenza della trave. Poi passiamo al travetto di solaio. Una volta che noi abbiamo finito le nostre travi e casseriamo la parte esterna, una cosa importante che non ho detto: le travi, come vedete anche dal mio video, sono S, non è detto, dipende da uno come le progetta, sia in spessore che in altezza. Quindi una trave in altezza è una trave che ha solitamente una staffa a due braccia, e quindi il lato che si sviluppa di più è l'altezza. Una trave in spessore è una trave che invece è più ribassata, sta nello spessore del solaio appunto, e quello che comanda è la lunghezza. In questo caso le staffe vengono definite a più braccia. Cosa vuol dire? Che io ho una prima staffa qui e poi una seconda staffa, diciamo, che abbraccia questa qua. Adesso è difficile, magari vi metto l'immagine poi nel video per spiegarlo. Quindi c'hai staffe a più braccia. In questo edificio ci sono sia quelle a due braccia che a quattro braccia. Fatto questo, travetti di solaio, ok, che solitamente sono dei travetti a traliccio fatti così, con delle armature preimpostate che vengono comunicate in base al vostro progetto o al solaista che ha fatto il solaio, e poi eventualmente vengono integrati degli ulteriori ferri sotto o sopra, a seconda appunto dei calcoli che avete fatto. I ferri poi devono essere ancorati con una L sulla parte interna o comunque finale della trave. E poi si passa alla rete elettrosaldata, anche questa viene prescritta del 6, dell'8, a seconda del vostro progetto, e successivamente si chiama l'autobetoniera, il calcestruzzo sempre prescritto eccetera, e si fa un getto unico, quindi si getta tutto insieme, diventa il solaio infinitamente rigido. Le travi, solitamente si parte dalle travi, si gettano prima le travi, si vibrano le travi, anche qui molto importante la vibratura, e in questo caso è un po' più semplice dei pilastri perché si lavora da sopra camminando, insomma seguendo chi fa il getto, e poi successivamente si getta il solaio, e per poi avere, diciamo, l'impalcato finito, come potete vedere in queste ultime immagini. E poi, una volta che è stato finito l'impalcato, si riparte di nuovo con i pilastri. Ovviamente quando abbiamo gettato i pilastri, che abbiamo visto nell'episodio precedente, si sono lasciati anche in questo caso i ferri di ripresa per il piano sopra, quindi si ferma una quota, poi ci sono i ferri che escono, e questi ferri sono quelli che adesso utilizzeremo per fare i pilastri del secondo impalcato. I pilastri del secondo impalcato avranno poi sopra di loro, in questo caso, solo la copertura, perché poi abbiamo, cioè, le travi del secondo impalcato e poi la copertura in legno, e l'edificio in questo caso è finito, quindi non c'è un altro solaio lato cemento, sarà l'unico solaio lato cemento questo. Queste sono le considerazioni più importanti che vi posso fare su questa tipologia di struttura, quindi solai di piano, travi in calcestruzzo armato e travetti fabbricati poi gettati in opera. Se avete domande me le potete fare nei commenti. Le considerazioni progettuali riguardano molto la parte della gerarchia delle resistenze che vi ho detto prima, e comunque, magari, come vi ho detto l'altra volta, farò un video apposito su questa cosa qua. Ragazzi, vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace, la campanellina, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!